una volta. Pinocchio. No. C'era una volta. Geppetto. Geppetto arriva dopo. C'era una volta un pezzo di legno. C'era una volta un pezzo di legno. Ah. Bravi. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta, di quelli che d'inverno... La catasta si fa, si mette i legni uno sopra l'altro e si mettono per buttare nella stufa o nel caminetto. Va bene, io non so come andasse, ma il fatto lì è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome Mastrantonio. Se non che tutti lo chiamavano Maestro Ciliegia perché aveva la punta del naso paonazza e lustra come una ciliegia matura. Appena Maestro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto e, dandosi una fregatina di mani per la contentezza, borbottò a mezza voce: "Oh, questo legno è capitato a tempo. Voglio servirmene per fare una gamba di tavolino." Detto, fatto. Prese subito l'ascia rotata per cominciare a levargli la scorza e a disgrossarlo. Ma quando fu lì per andare a lasciare andare la prima asciata, rimase col braccio sospeso in aria perché sentì una vocina sottile che disse, raccomandandosi: "Non mi picchiare tanto forte!" Figuratevi come rimase quel buon vecchio di Maestro Ciliegia. Girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai poteva essere uscita quella vocina e non vide nessuno. Guardò sotto il banco e nessuno. Guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso e nessuno. Guardò nel corbello dei truccioli e della segatura e nessuno. Aprì l'uscio di bottega per vedere anche sulla strada e nessuno. O dunque? "Ho capito", disse allora ridendo e grattandosi la parrucca. "Beh, si vede che quella vocina me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare." E ripresa l'ascia in mano, tirò giù un solennissimo colpo sul pezzo di legno. "Ai! Tu m'hai fatto male!" gridò rammaricandosi la solita vocina. Questa volta Maestro Ciliegia restò di stucco, con gli occhi fuori dal capo per la paura e con la bocca spalancata e con la lingua ciondoloni giù giù fino al vento, come un mascherone da fontana. Appena riebbe l'uso della parola, cominciò a dire tremando e balbettando dallo spavento: "Ma di dove sarà uscita questa vocina che hai detto voi? Eppure qui non c'è anima viva. E sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino? Io non lo posso credere. Questo legno, eccolo qui, è un pezzo di legno da caminetto come tutti gli altri, e a buttarlo sul fuoco c'è da far bollire una pentola di fagioli. O dunque, che ci sia dentro nascosto qualcuno? Se c'è nascosto dentro qualcuno, tanto peggio per lui. Ora l'accomodo io!" E così dicendo, agguantò con tutte e due le mani quel povero pezzo di legno e si pose a sbatacchiarlo senza carità per tutta la stanza. Poi si messe in ascolto per sentire se c'era qualche vocina che si lamentasse. Aspettò 2 minuti e nulla. 5 minuti e nulla. 10 minuti e nulla. "Ho capito", disse allora sforzandosi di ridere e arruffandosi la parrucca. "Si vede che quella vocina che ha detto voi me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare." E perché gli era entrata addosso una gran paura, si provò a canterellare per farsi un po' di coraggio. Intanto, posata da una parte l'ascia, prese in mano la pialla per piallare e pulire il pezzo di legno. Ma nel mentre che lo piallava in su e in giù, sentì la solita vocina che gli disse ridendo: "Smetti! Tu mi fai il pizzicorino sul corpo!" Questa volta il povero Maestro Ciliegia cadde giù come fulminato. Quando riaprì gli occhi, si trovò seduto per terra. Il suo viso pareva trasfigurito e perfino la punta del naso, di paonazza come era quasi sempre, gli era diventata turchina dalla gran paura. Allora,
sapete cosa succede adesso? Facciamo un salto. Questo falegname, maestro ciliegia, non vuole più avere assolutamente in casa questo pezzo di legno e lo regala a un altro falegname che si chiama Geppetto. Geppetto appena lo vede si rallegra tutto e dice: ah, ma io non faccio una gamba di tavolino. Litigano, ma noi lo saltiamo, andiamo avanti. Litigano, se lo tirano sugli stinchi, è vero. E dice: io di questo bel pezzo di legno voglio farne un burattino, lo chiamerò Pinocchio. E fa un bel burattino che appena ha le gambe comincia a fare mille guai, se ne va in giro, fa addirittura arrestare il povero babbo dai carabinieri. Allora poi torna a casa da solo, ma non c'è niente da mangiare, e allora va in cerca di qualcosa da mangiare per la strada, gli tira una secchiata d'acqua perché pensano che sia un monellaccio, ritorna a casa stanco. Sì, sì, lui va sotto casa di un signore e dice: hai un pezzo da mangiare, qualcosa, un pezzo di legno, una briciola di pane. Va via, brutto monellaccio, gli tirano una secchiata d'acqua in faccia. È così il destino di Pinocchio. Prende un ovetto, da cui esce un uccellino che se ne vola via, un pulcino che vola via e se ne va via, dice: grazie, grazie che mi hai fatto uscire da questo ovetto. E si addormenta aspettando il suo papà coi piedi sul caldano. Sì, e sapete cos'è il caldano? Si brucia, sono delle braccia ardenti. Lui dice: ah, che bene, ma tu la conosci meglio di me. Sì, 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 sì. Ma non era stato il gatto, vero? No, se l'era bruciato da solo. È una bugia, è la prima bugia di Pinocchio. Il suo babbo arriva a casa e dice: guarda qui, io ti avevo fatto dei bei piedi, invece ti trovo qua senza piedi. Allora gli dà da mangiare tre pere, poi se lo guarda per benino. E succede questo che leggiamo adesso. Il burattino, appena che si fu levata la fame, cominciò subito a bofonchiare e a piangere perché voleva un paio di piedi nuovi. Ma Geppetto, per punirlo della monelleria fatta, lo lasciò piangere e disperarsi per una mezza giornata. Poi gli disse: perché dovrei rifarti i piedi? Forse per vederti scappar via di nuovo di casa tua. Vi prometto, disse il burattino singhiozzando, che da oggi in poi sarò buono. Tutti i ragazzi, replicò Geppetto, quando vogliono tenere qualcosa dicono così. Vi prometto che andrò a scuola, studierò e mi farò onore. E tutti i ragazzi dicono così quando vogliono ottenere qualcosa. Ma io non sono come gli altri ragazzi. Io sono più buono di tutti e dico sempre la verità. Vi prometto, babbo, che imparerò un'arte e che sarò la consolazione e il bastone della vostra vecchiaia. Geppetto, che sebbene facesse il viso di tiranno, aveva gli occhi pieni di pianto e il cuore grosso dalla passione di vedere il suo povero Pinocchio in quello stato compassionevole, non rispose altre parole, ma prese in mano gli arnesi del mestiere e due pezzettini di legno stagionato, si pose a lavorare di gran impegno. E in meno di un'ora i piedi erano belli e fatti, due piedini svelti, asciutti e nervosi, come se fossero modellati da un artista di genio. Allora Geppetto disse al burattino: chiudi gli occhi e dormi. E Pinocchio chiuse gli occhi e fece finta di dormire. E nel tempo che si fingeva addormentato, Geppetto, con un po' di colla sciolta in un guscio d'uovo, gli appiccicò i due piedi al loro posto. E glieli appiccicò così bene che non si vedeva nemmeno il segno dell'attaccatura. Appena il burattino si accorse di avere i piedi, saltò giù dalla tavola dove stava disteso e principiò a fare mille sgambetti e mille capriole come se fosse ammattito dalla grande contentezza. Per ricompensarvi di quanto avete fatto per me, disse Pinocchio al suo babbo, voglio subito andare a scuola. Bravo ragazzo, ma per andare a scuola ho bisogno di un po' di vestito. Geppetto, che era povero e non aveva in tasca nemmeno un centesimo, gli fece allora un vestituccio di carta fiorita, un paio di scarpe di scorza d'albero e un berrettino di midolla di pane. E infilata la vecchia casacca di fustagno, tutta toppe e rimendi, uscì correndo di casa. Dopo un poco tornò, e quando tornò aveva in mano l'abecedario. Sapete cos'è l'abecedario? È il libro per andare a scuola. Senza l'abecedario non si può andare a scuola. Ma la casacca, la sua giacca, non ce l'aveva più.
Il povero uomo era in maniche di camicia e fuori nevicava. La casacca, babbo! L'ho venduta. Perché l'avete venduta? Perché mi faceva caldo. Pinocchio capì questa risposta a volo e, non potendo fermare l'impeto del suo buon cuore, saltò al collo di Geppetto e cominciò a baciarlo per tutto il viso. E il nostro buon Pinocchio si avvia allora con l'abecedario sotto il braccio per andare a scuola. Ma sulla strada per la scuola si imbatte, sapete? No, il gatto e la volpe, regolo dopo. In un teatro per burattini. E voi cosa scegliereste? Andare a scuola o vedere i burattini? Scuola, scuola, scuola. Nessuno vuole vedere i burattini, non ci credo. Tutti e due. Lui dice, io tutti e due pure. Ma poi la scuola c'è anche domani, il teatro per burattini non c'è domani. E allora va a vedere lo spettacolo per burattini, ma per vederlo deve pagarlo e vende l'abecedario a un signore che gli dà un soldo per poterlo vedere. Quando Pinocchio entrò nel teatrino delle marionette, accadde un fatto che destò una mezza rivoluzione. Bisogna sapere che il sipario era tirato su e la commedia era già cominciata. Sulla scena si vedevano Arlecchino e Pulcinella che minacciavano da un momento all'altro di scambiarsi un carico di schiaffi e di bastonate. La platea, tutta attenta, si mandava a male dalle grandi risate nel sentire il battibecco di quei due burattini. Quando all'improvviso, che è che non è, Arlecchino smette di recitare. E voltandosi verso il pubblico e accennando con la mano qualcuno in fondo alla platea, comincia a urlare in tono drammatico. «Nomi del firmamento!» Sogno, son desto! Eppure quello laggiù! Sei Pinocchio! Pinocchio davvero! Urla Pulcinella. Pinocchio, Pinocchio! Urlano in coro tutti i burattini, uscendo a salti fuori dalle quinte. Ora, adesso, questo spettacolo era commovente. Non c'è che dire. Ma il pubblico della platea, che aveva pagato il biglietto, vedendo che la commedia non andava avanti, si impazientì. E prese a gridare, vogliamo la commedia, basta, tornate a recitare. Tutto fiato buttato via perché i burattini, invece di continuare la recita, raddoppiarono il chiasso e le grida e, postosi Pinocchio sulle spalle, lo portarono in trionfo davanti ai lumi della ribalta. Allora uscì fuori il burattinaio, un omone così brutto che metteva paura soltanto a guardarlo. Aveva una barbaccia nera come uno scarabocchio d'inchiostro e tanto lunga che gli scendeva dal mento fino a terra. Basta dire che quando camminava se la calpestava con i piedi. La sua bocca era larga come un forno e i suoi occhi parevano due lanterne di vetro rosso col lume acceso di dietro e con le mani faceva schioccare una lunga frusta fatta di serpenti e di code di volpe attorcigliate. All'apparizione inaspettata del burattinaio, nessuno fiatò più. Si sarebbe sentito volare una mosca. Quei poveri burattini, maschi e femmine, tremavano tutti come tante foglie. «Perché sei venuto qui a mettere lo scompiglio nel mio teatro?» domandò il burattinaio a Pinocchio con un vocione d'orco gravemente infreddato di testa. La creda, illustrissimo, che la colpa non è stata mia. Basta così! Stasera faremo i nostri conti. Difatti, finita la recita della commedia, il burattinaio andò in cucina, dove egli si era preparato per cena un bel montone che girava lentamente infilato nello spiede. E perché gli mancavano la legna per finirlo di cuocere e di rosolare, chiamò Arlecchino e Pulcinella e disse loro: «Portatemi di qua il burattino che troverete attaccato al chiodo. Mi pare un burattino fatto di un legname molto asciutto e sono sicuro che a buttarlo sul fuoco mi darà una bellissima fiammata all'arrosto». Arlecchino e Pulcinella da principio esitarono, ma impauriti da un'occhiataccia che il loro padrone
li fece obbedirono e dopo poco tornarono in cucina portandosi sulle braccia il povero Pinocchio, il quale, divincolandosi come un'anguilla fuori dell'acqua, strillava disperatamente: babbo mio, salvatemi, non voglio morire, non voglio morire. Burattinaio Mangiafoco, questo era il suo nome, pareva un uomo spaventoso, non dico di no, specie con quella sua barbaccia nera che a uso grembiale gli copriva tutto il petto e tutte le gambe. Ma nel fondo poi non era un cattivo uomo. Prova ne sia che quando vide portarsi davanti quel povero Pinocchio, che si dibatteva per ogni verso urlando «Non voglio morire, non voglio morire», principiò subito a commuoversi e impietosirsi, e dopo aver resistito un bel pezzo, alla fine non ne poté più e lasciò andare un sonorissimo starnuto. A quello starnuto Arlecchino, che fino allora era stato afflitto e ripiegato come un salcio piangente, si fece tutto allegro in viso e, chinatosi verso Pinocchio, gli bisbigliò sottovoce: buone nuove, fratello! Il burattinaio ha starnutito e questo è segno che si è mosso a compassione per te e ormai sei salvo. Perché bisogna sapere che mentre tutti gli uomini, quando si sentono impietositi per qualcuno, o piangono o fanno finta di rasciugarsi gli occhi, Mangiafoco invece ogni volta che si inteneriva davvero aveva il vizio di starnutire. Era un modo come un altro per dare a conoscere la sensibilità del suo cuore. Dopo aver starnutito, il burattinaio, seguitando a fare il burbero, gridò a Pinocchio: finiscila di piangere! I tuoi lamenti mi hanno messo un'uggiolina qui in fondo allo stomaco. Sento uno spasimo che quasi quasi... E fece altri due starnuti. Felicità, disse Pinocchio. Grazie. E il tuo babbo e la tua mamma sono sempre vivi? Il babbo, sì. La mamma non l'ho mai conosciuta. Chi lo sa che dispiacere sarebbe per il tuo vecchio padre se ora ti facessi gettare fra quei carboni ardenti. Povero vecchio, lo compatisco. E fece altri tre starnuti. Felicità, disse Pinocchio. Thank you.